Gentili autorità, cari giornalisti, cari intervenuti a questa conferenza stampa, sono davvero lieto di potermi rivolgere a tutti quanti voi e attraverso di voi alla comunità ecclesiale e civile siciliana che aspettiamo ad ottobre la festa di San Francesco qui ad Assisi. Anche se gli amici francescani presenti al tavolo della conferenza stampa mi rappresentano adeguatamente, una parola però viva desideravo dirla ed è benvenuti, siete davvero tanto attesi, vi aspettiamo. Le istituzioni rappresentano la storia del nostro popolo, che è cattolico, tradizionalmente almeno, e poi siamo cittadini italiani. Per questa ragione, l'anima di quello che facciamo, andare ad Assisi insieme, vuole, rievocare questa tradizione straordinaria che ha dato forza, vita all'Italia, alla Sicilia in questo momento. E direi che accendere la speranza fa parte del nostro logo, cioè vorremmo rianimare la possibilità che alla comunità cristiana, ma anche alle istituzioni politiche italiane, diano un forte contributo a molte oscurità, a non bellezze che abbiamo anche nella nostra terra. Penso alla cura del creato, perché Francesco la rappresenta, penso alla bontà, alla misericordia, alla pace, perché Francesco la rappresenta, cose di cui la nostra isola, sia nella cura della casa comune, sia nella pace sociale, sia nella onestà e correttezza, sono cose che vorremmo simbolicamente riprendere, riaccendere e rilanciare in questa occasione. La Sicilia dopo 20 anni sarà protagonista della consegna dell'olio, dell'olio che ha un significato, fratellanza, solidarietà, attenzione ai poveri, quella di San Francesco. Noi interpretiamo nella nostra azione di governo questi sentimenti, almeno cerchiamo di farlo. Siamo onorati che quest'anno sia capitata alla Sicilia questa possibilità e al sottoscritto che conosce benissimo questa realtà per averla frequentata più volte istituzionalmente quando ero capogruppo, ma anche presidente del Senato. Vivremo delle giornate, una giornata magica. Vivremo una giornata in cui la Sicilia sarà protagonista, lo saranno tutti i siciliani, in quello spirito, ripeto, di attenzione ai poveri. Il mio messaggio sarà questo e vuole essere questo: una vita francescana sotto il profilo politico, nel senso di fare in modo che chi non ce la fa possa trovare attenzione, la troverà nell'azione di governo, ma anche sostegno. Alle parole siamo tenuti quotidianamente ad accompagnare i fatti e questo è il senso della nostra partecipazione. Catania, città pilota dell'iniziativa che coniuga sport, socialità e salute, che avrà come punto di riferimento tre aree urbane riqualificate ed attrezzate per la pratica sportiva. Progetto nato da un protocollo d'intesa tra sport e salute, Comune di Catania e CONI. Nei sabati pomeriggio di fine giugno e poi nei weekend di settembre ed ottobre, istruttori e tecnici del CONI saranno presenti negli impianti di Piazza Franco Battiato, ex Piazza Nettuno a Lungomare, Piazza Beppe Montana a San Giovanni Galermo e nell'impianto di Villaggio Sant'Agata per accompagnare i cittadini in un percorso virtuoso e giocoso. Per contare su ottimi supporter esterni ma indigeni come Fabio Pagliara ci consente poi di ottenere risultati con molta più facilità. Cioè, a questo poi si aggiunge che l'affettuosa amicizia e vicinanza a Catania di Lorenzo ci permette di ospitare questi eventi, comprendiamo bene come si crea quella tempesta perfetta che a noi piace. Quindi su questo progetto ha lavorato Sport e Salute, come ha lavorato il CONI, come stanno lavorando gli organismi sportivi, perché i tecnici sono dei tecnici degli organismi sportivi. Abbiamo semplicemente diciamo, messo a terra anche una progettualità che è quella di rivolgerci tutti ai cittadini che non necessariamente già fanno parte del mondo dello sport. Come sarà la collaborazione del CONI al progetto? Sì, abbiamo un protocollo d'intesa, un patto di galantuomini tra CONI Sport e Salute e Comune di Catania che determina, grazie al lavoro fatto dall'amministrazione comunale sulle piazze, determina la sportivizzazione di queste piazze. Questa
Assessore, Catania città pilota di un progetto che coniuga sport, socialità e salute. Beh, io direi che Catania è città pilota su tutto ciò che riguarda l'attività sportiva, è città pilota sulla rigenerazione degli impianti sportivi, siamo la città che più sta investendo sulla rigenerazione dei nostri impianti, abbiamo ieri presentato il progetto di riqualificazione del Palanesima, un progetto importantissimo, ma si parla adesso delle piazze, Sport e Salute ha inteso premiare la città di Catania per il lavoro che ha svolto nella rigenerazione delle nostre piazze, 15 piazze con tante attrezzature sportive, con campi di basket, campetti di calcio. I carabinieri del nucleo radiomobile del Comando Provinciale di Catania, coordinati dalla centrale operativa, hanno deciso di stazionare nelle principali piazze del centro di Catania, osservando con attenzione gli automobilisti in ingresso e in uscita dagli stalli di sosta, con l'obiettivo di intercettare eventuali volontari per le manovre. Infatti, in Piazza Europa, un equipaggio ha sorpreso un giovane, poi identificato per un 22enne catanese, proprio mentre stava esercitando abusivamente la professione di parcheggiatore in piazza nelle aree di parcheggio comunale. Il parcheggiatore, già noto alle forze dell'ordine per passate vicende giudiziarie, è stato subito bloccato dai militari dell'arma. I carabinieri, avviati previsti accertamenti, hanno scoperto sul suo conto un provvedimento emesso dall'autorità di pubblica sicurezza di divieto di accesso per un anno alle aree adibite a parcheggio di Piazza Europa. In effetti il provvedimento è stato notificato al giovane 22enne in quanto recidivo, poiché sorpreso in altre occasioni durante l'espletamento della sua professione non autorizzata. Quest'ultima condotta illecita però gli valse una denuncia all'autorità giudiziaria. I carabinieri della locale stazione, con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e la collaborazione del personale dell'Enel Distribuzione, seguendo i cavi di derivazione della corrente elettrica degli impianti di alcune strutture sportive della zona e non trovando alcun cantatore nei locali della società, hanno accertato come il titolare avesse effettuato un allaccio abusivo alla rete diretta nel classico bypass. L'uomo, un 34enne catanese, non aveva mai chiesto all'azienda fornitrice la sottoscrizione di un contratto per l'erogazione del servizio, beneficiando così della relativa fornitura senza dover pagare. Per questo motivo è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. L'azienda e distribuzione, a seguito di tale condotta illecita, ha subito una notevole perdita economica ancora in corso di quantificazione. Successivamente, in una seconda fase del servizio, durante un posto di controllo predisposto lungo il viale Lorenzo Bolano, un equipaggio ha fermato e controllato un 29enne mentre transitava alla guida di una Ford Fiesta. I carabinieri, a seguito della perquisizione, hanno trovato una dose di marijuana, 0,5 grammi. Il giovane, avendo con sé modiche quantità di sostanze stupefacenti, è stato segnalato dai militari quale assuntore alla locale prefettura. No, chiamate sindaco perché la sonda si sedia è un amico in mezzo agli amici che vuole salutare. Intanto, perdonatemi la curiosità, avete avuto difficoltà a venire qui? Ma non solo abbiamo restituito la città a sua maestà il castello, ma soprattutto abbiamo consentito a Gino Astorina di tornare a casa, certo. Perché tu qua facevi i giochi della gioventù. Io qui facevo i giochi della gioventù, io sono nato a due passi da qui, sono nato in via Ortolani, la prima traversa di via Playa. Io però devo anche ringraziare tutti quelli che sono sul palco perché ti stanno consentendo.